Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per parlarvi di come, quando, perché ho scelto di fare un determinato tirocinio e poi la tesi. Mi rendo conto che ci sono molti dubbi e molte domande e questo penso sia colpa dei professori che non ce ne parlano abbastanza nel corso dei 3 anni o 5, insomma 2, qualsiasi sia la durata del vostro corso. Sono veramente pochi quelli che citano tirocinio, tesi e insomma il percorso che si va a fare una volta finiti gli esami o comunque verso la fine appunto del nostro percorso, insomma. Vi dirò appunto come ho scelto io di fare il tirocinio e la tesi, anche se nel mio caso sono stata un po' facilitata, adesso vi spiego, e come sono arrivata a oggi, cioè ho consegnato la tesi, la prof me la deve mandare diciamo con le ultime correzioni, poi io posso stamparla. Ovviamente ho fatto anche il tirocinio e l'ho finito. Solitamente viene fatto appunto prima il tirocinio della tesi, io li ho fatti, sì, l'ho fatto prima, però a livello temporale avevo già deciso con chi fare la tesi e come fare la tesi e quando fare la tesi prima appunto di scegliere il tirocinio. Perché? Allora, partiamo dal terzo anno appunto. Il terzo anno io avrei voluto fare il tirocinio in un ente esterno all'università. I tirocini si possono fare sia all'interno dell'università, quindi con un professore o in un laboratorio, o all'esterno dell'università, quindi in un'azienda, in un ente pubblico, con un ente privato, insomma. Ci sono tanti tipi di opportunità che insomma vengono offerte, almeno appunto dall'Unical e per la mia facoltà. Detto ciò, io avrei voluto fare appunto il tirocinio con o il CRAS, quindi Centro Recupero Animali Selvatici, che c'è appunto a Catanzaro, oppure con l'ARPACAL e quindi fare ricerca per quanto riguarda l'inquinamento marino, eccetera eccetera. Mi è stato detto che purtroppo per la situazione Covid questo tipo di tirocinio non si poteva fare, perché appunto il Covid ci ha travolto a febbraio del 2020, proprio quando io avevo fatto richiesta di tirocinio, quindi questo è quanto. A quel punto ho aspettato giugno per appunto decidere tirocinio e tesi, quindi verso la fine del mio terzo anno, perché mi era stato detto: guarda, si sblocca la situazione, anche l'ARPACAL o comunque la situazione tirocini in generale si dovrebbe sbloccare, quindi attendi un pochino, eccetera eccetera. Non si è sbloccata questa situazione fino a giugno. E a quel punto cosa succede? Io avevo seguito il corso di laboratorio di biologia vegetale della prof Mazzuca. Diciamo che il corso in sé era molto molto interessante, ma molto complicato da sostenere perché era online, e fare un corso totalmente dedicato al laboratorio online, che se salta la connessione anche per un secondo, tu invece di sentire cloruro di sodio senti cloruro di, è veramente stato un casino. Però devo dire che grazie comunque anche all'aiuto fra colleghi, unendo le nostre conoscenze, unite appunto anche alla disponibilità incredibile sia della prof sia della dottoressa Piro che faceva lezione con lei, abbiamo sostenuto questa modalità d'esame molto molto bella, in cui abbiamo dovuto creare noi stessi delle relazioni sugli esperimenti fatti. Quindi questo corso era basato appunto sulle tecniche di laboratorio applicate a vegetali, che potevano essere lattuga, posidonia. Abbiamo usato diversi tipi di piante, poi abbiamo fatto degli esperimenti con la patata, con la cipolla, abbiamo fatto estrazione di DNA, insomma varie cose, e mi era piaciuto molto questo corso. Fatto sta che poi sostengo l'esame, ho preso 30, ero felicissima anche perché era il primo esame online che sostenevo, quindi wow, ero troppo contenta. E la prof, chiedendomi poi che cosa avessi voluto fare in futuro, quindi essendo io appassionata dell'ambiente marino, mi ha detto: guarda, noi siamo disponibili a seguirti insomma per un percorso di tesi, stiamo approfondendo l'argomento microplastiche all'interno poi dell'ambiente marino, c'è anche un'altra ragazza che fa la tesi, eccetera eccetera. Al che, quando io ho sentito livelli trofici, funzionamenti dell'ecosistema, cose che io amo perché io e l'ecologia siamo così, ho detto sì, cioè sì, quando ti ricapita che una prof ti chiede di fare la tesi con lei senza che glielo chieda tu? Io ero tipo troppo felice. Quindi già poi il pomeriggio stesso, ora non ricordo il giorno dopo, stiamo parlando di giugno 2020, abbiamo fatto una riunione su Teams, e quindi online, e abbiamo deciso che avremmo fatto appunto la tesi, cioè che io avrei fatto la tesi con lei, e avremmo trattato come macro argomento l'inquinamento derivato da mascherina chirurgica, quindi una cosa super attuale, creando appunto una tesi sperimentale. Non erano stati ben definiti i termini perché semplicemente ci mancava tantissimo tempo ancora. Vabbè, arriva giugno, arriva settembre, arriva ottobre, io riscrivo alla prof e le chiedo se potessi appunto fare anche il tirocinio con lei, perché a quel punto io in realtà la mia prima idea di tirocinio era di farla con Romolo, cioè il mio ragazzo. Il mio fidanzato ha un'azienda agricola, produce olio extravergine d'oliva biologico,
E quindi è molto importante conoscere il pH del terreno, stare attenti a quello che si usa, al tipo di acqua, alle falde acquifere sottostanti, insomma, era molto bello a livello di studio, no? E di tirocinio, però appunto i tirocini esterni per il Covid erano stati bloccati, quindi ho chiesto alla prof se potessi fare il tirocinio nel suo laboratorio. Mi ha detto di sì ed è iniziato così il mio percorso di 4 mesi circa di tirocinio appunto in questo laboratorio, è durato da circa, perché poi tra zone rosse, tra pullman che non partivano, insomma, ci abbiamo messo un po' di più. È partito tipo da ottobre all'incirca, ottobre-novembre, ed è finito a gennaio, diciamo. È stato online, purtroppo. Ci ha seguito la dottoressa Piro, fantastica, come una zia, tipo. È stata veramente, veramente bravissima, super disponibile. Abbiamo trattato varie cose. Abbiamo fatto, vabbè, il corso sulla sicurezza, la conoscenza della vetreria, dei vari strumenti che noi non avevamo mai visto, perché purtroppo si fa molto poco laboratorio, ed è stato molto interessante, devo dire, molto tecnico, quindi proprio veramente tecnico, però molto interessante, sì. A quel punto ho completato il tirocinio, ho fatto una relazione su quello che era stato il mio percorso nel tirocinio, quello che avevo visto, insomma, estrazione del DNA, estrazione della clorofilla, spettrofotometro, tutte quelle cose lì, corso sulla sicurezza e amen. Tesi, si apre l'argomento tesi. A dicembre decidiamo esattamente cosa fare io, cioè, o meglio, non io non c'entro niente. Io avevo solo detto appunto che mi interessava tantissimo approfondire quelli che erano appunto i funzionamenti dei livelli trofici uniti dall'inquinamento prodotto dall'uomo, quindi l'inquinamento antropico e simili. E poi la prof, la dottoressa Piro, mi hanno appunto proposto questo incredibile argomento che io sono stata felicissima veramente di affrontare, che era appunto quindi mi sta dicendo anche il mio argomento di tesi, ve lo sto dicendo, che è nuove microplastiche inquinanti derivate da mascherine chirurgiche, quindi veramente una cosa attualissima, e i loro effetti in Arthrospira maxima, che è appunto spirulina. L'avete sentita sicuramente nominare perché ormai ha spopolato tra gli integratori alimentari, tutte queste cose qua. Però non è quello il mio argomento di tesi, quindi ho preparato, diciamo, due acquari, ho monitorato vari parametri, abbiamo fatto estrazione di clorofilla, estrazione di carotenoidi, densità ottica, abbiamo utilizzato microscopi, abbiamo utilizzato spettrofotometro, abbiamo utilizzato la vacuum, no, la vacuum no, io, cioè, ho visto utilizzare la vacuum comunque, io ho usato tante volte la centrifuga, cose che appunto non avrei mai fatto semplicemente affrontando il mio corso di laurea, perché purtroppo si fa poco laboratorio. E quindi poi vabbè, vi parlerò più specificatamente della tesi in un altro video. Così ho affrontato queste giornate di laboratorio, mi dovevo alzare alle 6 per prendere il pullman 2 volte a settimana, è stata una faticaccia, devo dire la verità. Ma ne è valsa veramente la pena. Io lì mi sono trovata non bene, benissimo. La prof e la dottoressa Piro sono state veramente come due zie quelle lì che tipo vengono e ti portano sempre i cioccolatini. Sono state veramente dolcissime, super disponibili, sempre pronte a rispondere a qualsiasi mia domanda e da persona ansiosa io ho sempre domande da fare, perché voglio sempre arrivare pronta alle cose, quindi le ho veramente portate finite, probabilmente, specialmente la dottoressa Piro che ha fatto l'errore madornale di darmi il suo numero e quindi i messaggi di WhatsApp che gli mandavo, io una statua gli devo fare. Per non parlare dei ragazzi, dei dottorandi che c'erano all'interno del laboratorio. Io non mi sarei mai aspettata di trovare un gruppo di persone così veramente speciali. Erano 4 ragazzi, o meglio 3 ragazzi e una ragazza, che sono stati i miei angeli custodi. Quindi c'erano appunto Vincenzo, Faustino, Daniela e Matteo. Specialmente Daniela e Matteo sono stati veramente, cioè, i miei angeli custodi perché gli chiedevo qualsiasi cosa veramente. Devo dire in particolar modo Daniela è stata tipo una mamma, una sorella maggiore. E dico così perché mi sono tipo trovata in una famiglia, cioè mi hanno accolta veramente, come se stessi entrando a far parte di una famiglia. È stata veramente un'esperienza stupenda, giuro, sia dal punto di vista didattico, perché ho imparato veramente cose che non avrei mai pensato di imparare, ho superato un sacco di ansie, ho superato un sacco di limiti che avevo, partendo dal presupposto che appunto io iniziavo un percorso in laboratorio maneggiando robe di cui non avevo mai sentito parlare, alla fine mi sono trovata benissimo, veramente. Ripeto, una statua principalmente va a Daniela che anche lei, purtroppo per lei, mi ha dato il suo numero e penso che mi abbia odiato nel corso di questi mesi. Grazie veramente, se stai guardando questo video, sei stata la mia salvezza. E sono veramente troppo felice di aver intrapreso questo percorso con loro. Il grazie più grande probabilmente va alla prof che appunto mi ha
aperto questo mondo, mi ha chiesto di fare la tesi con loro, insomma, con lei e poi con gli altri, e senza di loro non avrei mai fatto questa esperienza incredibile. Sono stata troppo contenta. E come dicevo prima, sia dal punto di vista didattico, e quindi quanto ho imparato con un'esperienza comunque, cioè, minima, alla fine sono stati nemmeno 2 mesi, ed è stato stupendo, è stato veramente bellissimo. Poi abbiamo fatto un sacco di cose insieme, mi hanno portato a vedere dei posti di Cosenza che non conoscevo, ed è stato troppo bello, veramente. Non so se si capisce l'entusiasmo con il quale ho affrontato questa esperienza, ma alla fine è stata proprio una cosa bella. Allora, all'inizio veramente io ero terrorizzata. Cioè, ero proprio terrorizzata, io tremavo all'idea che sarei dovuta stare in un laboratorio con gli occhi puntati addosso. Dicevo, Madonna mia, ma questi mi buttano uno schiaffo alla rovescia se faccio cadere qualcosa. Invece poi sono stati veramente fantastici tutti quanti, quindi un grazie enorme. E quindi sono arrivata qui. Ieri ho consegnato la tesi alla prof, sono troppo contenta. Se non ci fossero state comunque tutte queste persone al mio fianco, il mio percorso sarebbe stato molto più schifoso di così, perché veramente il Covid mi ha buttato proprio giù. Il fatto di non poter stare con i miei colleghi, il fatto di non poter più vivere gli esami insieme, l'ansia pre-esame insieme, il fatto di non poter fare un tirocinio in gruppo, il fatto di non poter affrontare le nostre paure comunque insieme. Insomma, è quello che poi porta a farti vivere l'università, no? Ecco, questo noi ce lo siamo persi totalmente. E io ho ritrovato il mio stimolo in questa esperienza di laboratorio, di tesi, che è veramente stata eccezionale, non ho altre parole. E se ve lo dico io, che comunque sono veramente maldestra, sono una persona abbastanza disordinata e anche molto, magari non superficiale, ma molto del tipo che se in una ricetta ci vogliono 95 grammi di zucchero, io ne metto 100, va bene lo stesso, e questo in laboratorio non può esistere. Eppure sono riuscita a superare questi miei limiti e sono veramente contenta. Quindi niente, questa è stata la mia esperienza di tesi e tirocinio. Se volete sapere qualcosa di più proprio dal punto di vista tecnico, quindi come fare richieste, eccetera, eccetera, fatemelo sapere. Io per ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo sempre qui. Ciao!